paio di mesi fa ho fatto la mia opinione sulla Gazzetta d'Italia e ho denunciato un po' queste cose, perché le raccolte di incontro, dov'è la mia città? Che fine abbiamo fatto? Io quando sento questi ragazzi qui mi commuovo, io sono nonno. E vorrei veramente che questi ragazzi qui si sostituissero proprio con gli ideali che tu hai parlato. Io sono ragazzo nato in questi borghi, poverissimo, però due cose fondamentali nella vita, libertà e indipendenza. Hai parlato di cultura, io non ho mai avuto modo di essere, di studiare, perché a 13 anni mi hanno cacciato perché ero figlio illegittimo. Ma la cultura per me poi l'ho imparata per mezzo dello sport, grazie allo sport, grazie anche alla mia capacità, non so, la mia determinazione, la mia concretezza, la mia volontà di fare. Poi gradualmente sono andato a scuola a 40 anni, poi sai, mi sono arricchito, ho girato il mondo, ho fatto qualcosa di importante, però sono questi i valori che hai detto tu, capito? E se questi non lo capiscono, vuol dire che la mia città, la vostra città, il vostro futuro, non va a venire.